non ci saranno mai abbastanza premi, no? Per riconoscere il talento straordinario. E la dichiarazione di Tarantino mi piaceva moltissimo, perché noi continuiamo a pensare che la musica, la grande musica, è quella di una volta e quella di adesso invece. Ne riparleremo tra un secolo, quando certi rapporti storici si trasformeranno. Io la penso come Tarantino. Ennio è un musicista grande quanto un grande musicista del passato. Lui lo è rispetto alla sua epoca, rispetto al momento in cui... No, io sono oltre il fatto. Io volevo chiederti una cosa. Mi sembra che l'amore sia diventato negli ultimi due film, diciamo così, il pivot delle storie, no? E un amore sempre più assoluto, sempre più che ci esalta in qualche modo, perché siamo più belli quando siamo innamorati, siamo più brillanti quando siamo innamorati. Ecco, vorrei che tu mi spiegassi che cosa è diventato l'amore per te, perché hai avuto diciamo così, nei tuoi quadri, diciamo, per i tuoi film c'erano tante cose, però alla fine questa è la cosa che negli ultimi film sembra aver preso prevalere su tutti. Ma in realtà nei miei film c'è sempre stata la storia d'amore, che era un po' motore di tutto, poi spesso questo motore rimaneva in qualche maniera nascosto. In altri film è più evidente, come in questi ultimi. Non so cosa mi accade, forse andando avanti negli anni si riesce per apprezzare di più e per capire di più alcune meraviglie della nostra... L'amore è una delle cose più belle, il mistero. Io mi rendo conto che in un'epoca in cui siamo, come dire, infestati da problematiche di altra natura, si faccia una storia d'amore, io capisco che può sembrare inopportuno o addirittura retorico, però noi non di quello viviamo. Io vedo che i bambini non vedono l'ora di diventare grandi perché vogliono innamorarsi, vogliono essere amati, vogliono scoprire cos'è. Gli adulti non si stancano mai di vivere gli amori che eventualmente, fortunatamente, possiedono, e altri che non ce l'hanno vivono nell'affanno di averlo. E gli anziani non si stancano mai di desiderare di innamorarsi ancora una volta prima che sia finita. Cioè noi viviamo in quello da sempre, e quindi credo che sia un tema che io ho cercato di affrontarlo sulla base di così di idee che mia via mi sono coltivato, mi sono portato dietro, che poi cercando si maturava. Qua mi piaceva l'idea di raccontare l'amore attraverso la lente della distanza, con la distanza con la B maiuscola, sapendo che ci sono per solo la distanza a rivelare l'intensità. Seneca diceva, ciò che il cuore capisce oggi l'ha detto lo capirà domani, cioè il cuore arriva sempre lì. Confonda il tuo grande inno all'amore, abbiamo detto, ma anche tutto sommato all'amore un poco, anche all'egoismo che nasconde l'amore. Certo. Perché la lontananza di cui parliamo, di cui non diciamo, il cambiamento che avviene è in fondo lega ancora di più a quella ragazza. C'è questa componente, io l'ho nel filo, l'ho rivelato, l'ho affrontato, c'è. Perché l'amore è misterioso e inafferrabile in tutto. Quando c'è, talvolta è eccessivo, può anche diventare insopportabile. Lo capisci bene solo quando non c'è, è una contraddizione terribile, che questo lo rende eterno proprio per questo. Non è una formula facile da capire. E infatti ci hanno provato tutti a capire cos'è, come funziona, perché funziona. Ci hanno provato tutti, da Platone a Roland Barthes,
Galimberti, da Plutarco a Jung, a Shakespeare, a Crepè e ad Alderone, tutti. Però rimarrà sempre un mistero, sì, ci aiutano. E i poeti, i cantanti, gli scrittori, hanno sempre parlato di quello, sempre, cercando di... Ma rimane sempre un tema, perché si continua a fare storia d'amore? Perché è un tema inesauribile. Non riusciremo mai a beccare delle contraddizioni complete a questo. L'istinto puro, amorevolissimo del nostro protagonista a continuare a essere nella vita della ragazza sfiora in quei momenti lo scocchio, diciamo. Però poi la distanza che innesca il desiderio di possedere ancora, di avere ancora a che fare, di mantenere la relazione. È difficile l'amore da capire, sembra una cosa facile, qui la cosa più difficile, ma è forse per questo che io la faccio. L'arché di tutto. Questa domanda mi piace molto. La storia mi era già chiara, ancora non avevo deciso che professione a cui dire a cosa voglio. È importante ovviamente. In genere è una cosa molto, molto delicata del mio lavoro di situazione di una storia, dove trovare la professione del personaggio. Mi è tornato in aiuto la grande emozione, il mistero che ho sempre provato quando in quelle notti d'estate, quando sono in campagna, il ragazzo notte con luce elettrica e guardi il cielo stellato che ti appare come non mai, e sapere che la maggior parte dei cervelli non lo viste più da miliardi di anni, però tu continui a vedere, mi ha sempre colpito. E mi è parsa l'allegoria più calzante. Allora, fedele alla mia idea che quando scegli una storia poi tutti gli altri elementi che concorrono a rendere compiuta la storia devono avere una coerenza interna al tema che scelgo. Ho pensato che fosse giusto attribuire al maestro la produzione di Afrofisico. E sono contento, credo che sia stata una scelta appropriata. Al di là poi che il risultato del figlio solo decidere di essere, però mi persuade. Un'altra domanda, poi un'ultima che per voi. Prima l'amore pensa di essere immortale, di rimanere immortale. Lei pensa che l'amore, un sentimento come l'amore, possa resistere al tempo e al spazio? Un grande amore. Io voglio rischiare di essere, di apparire addirittura al trombone. Oltre che retorico, ma io un po' ci credo. Foscolo diceva che è una dote degli esseri umani, quella di riuscire a mantenere il sentimento d'amore al di là del tempo, al di là di tutto. Lui riteneva che questa fosse una dote degli uomini, ma che avesse una componente divina. Oggi questa componente divina è semplicemente una banale applicazione tecnologica, quindi la tecnologia ci aiuta veramente non soltanto ad allargare la nostra vita, questo già lo fa da tempo, ma anche un po' ad allungare. Non riuscirà mai ad allungare del tutto, perché è impossibile, come vedete anche questo personaggio, con inventarsi tutto quello che vuole, ma a un certo punto deve necessariamente, perché la vera macchina tecnologica e nessuno potrà mai eguagliare se è stato uomo. Faccio una cosa adesso, professor. Io mi dico che nessuno guarda la testa. No, volevo, secondo me, questo è un film anche sulla non accettazione della morte, non soltanto da parte sua,
La ragazza non accetta la morte del padre, fa un lavoro in cui muore tutti i giorni e tutti i giorni di sorge. Non so che non possiamo poi dire ai nostri ascoltatori che tra le migliaia non si muore, però... Aspetta il capodanno dell'anno prossimo. Quando lo puoi la magari no. Però potete dire tante cose, io ho anche io ho offerto. No, però volevo capire da te invece di se non muore. Sì, è uno dei miei film. Grazie al rapporto totalmente squilibrato tra il tempo e la velocità della luce, noi continuiamo a vedere le stelle quasi per un'eternità, anzi, è proprio il fatto che siano morte a un certo punto che c'è da rendere visibile, proprio l'esplosione che spinge una buona luce che poi ci arriva a distanza di miliardi di anni. Questo l'essere umano non ha questa voce. Il nostro protagonista, alla fine, con una certa ironia, tira fuori in ballo un paradosso che io amo moltissimo sull'immortalità e che mi confesso che è un argomento che avevo cercato, è un argomento attorno al quale lavoro da tanto tempo, avevo provato a metterlo in altri film, non ci sono mai riuscito. Il paradosso è che l'essere umano in realtà non nasce per morire, nasce per essere immortale. E nessuno può dimostrare che non sia così. Se durante il corso dell'esistenza si commette un errore e dice con un gioco, se vuoi. Infatti lui si immagina già il suo contraddittore, quando decide che se è così nessuno ha fatto eccezione. Non si può dimostrare che questa teoria paradossale sia totalmente infondata. E quindi è divertente pensare che in realtà noi siamo immortali e per un errore che può essere stupido o forse non stupido, e soprattutto da noi non sapremo mai quale sarà e quando lo commetteremo, prendiamo questo meraviglioso, non mi diverte questo nome iconico attraverso il quale lui affronta il concetto di immortalità. Per cui poi con un bel giorno anche con lo squilibrio tra la velocità della luce e il fluire del tempo, un bel giorno anche le stelle non appariranno più. Solo che questo ricorda un tempo talmente lungo che noi non avevamo percepito. Ecco. E quindi anche lì non percepiremo mai com'è che ci sono giocati la nostra immortalità. Lui ci trova una spiegazione coerente con questa passione amorosa assoluta che ha nei confronti di Amy, con tutti i rischi delle cose assolute, perché un amore assoluto può essere eccessivo, può essere anche insopportabile. Però è più insopportabile da morire. Due richieste di disco, mi hanno anche fatto segno di italiani. Qualcuno è uscito, forse la prima richiesta di disco, velocissima. Nel film ci sono vari momenti inquisiti, c'è il cane che la va a cercare, c'è la foglia contro la cosa, e poi c'è un'ultima scena in cui si vede lei.